Perfetto, allora vediamo se qualcuno vuoi meglio l'ombrello per te o l'impermeabile, ecco. Rapidamente. Il problema è questo qui. Quale? Bravo. Ecco. Quale? Secondo cosa devi fare? Lo so, ma insomma nessuno che prende il coraggio delle proprie azioni. Qua la domanda è semplice, quando piove è meglio l'ombrello o l'impermeabile? Vorrei che tu, Maurizio Ferini, ecco. Classe 1953. Bravo, nato Bravo. A Cesena. Bravo. E quando? 53. Bravo, già, questo l'ho già detto. Mi dicessi se è meglio l'ombrello o l'impermeabile quando piove. Allora, se tu ti ricordi la rubrica Lo sapevate che? Dove? Nella quinta raccolta del 52 della settimana enigmistica. Beh? Che c'è sotto la voce 3492. Il numeretto? Il numero della voce. Sì. A Novosibirsk, capito? Beh. In Siberia. Sì. Hanno scoperto innanzitutto che buttare via tutta quell'acqua è uno spreco. Questo stava sulla settimana enigmistica. Ecco, 762 tentativi di imitazione. Lo sai che mi lasci stupefatto? Ma tu non leggevi l'Unione Sovietica, mo sei passata la settimana. Questo qui, come diffusione sovietica, la scuola radioelettrica di Torino, viceversa, c'ha il suo bollettino che è convenzionato. Con la settimana. Bravo. E allora praticamente è la stessa cosa. Ho capito. E allora che c'era scritto? Che a Novosibirsk? L'ora dopo la cosa è stata ripresa da strano ma vero. Perché quest'acqua qui. Strano ma vero che del cos'è? 4392. Ma che cos'è strano ma vero? La settimana linguistica. Ah, se la tu rubrica. Guardi a pagina 92 della raccolta del 2 luglio. Mamma mia, del come 2, fa? Di maggio o giugno. Adesso non ha importanza se maggio. Maggio o giugno, professore. Ma non lo sa, per me è uguaglio. È uguaglio, ha detto. Del 58, capito? Sì. Ecco. Spiega benissimo perché tutta quest'acqua, strano ma vero, che l'acqua è utile. Ecco. Sembra impossibile. Ecco. Invece è utile, dopo te lo sviluppi il concetto, ne lo sapevate che. Lo sapevate che in Unione Sovietica solo in un anno sono 52 mila miliardi di silos di acqua che vanno buttati via. Prima della rivoluzione. Ma quando loro hanno instaurato questo socialismo, capito? Sì. Loro quest'acqua qui hanno fatto un ritrovato. Che l'ombrello è capitalista perché spreca tutto. Come tu ti fai un ombrello che scola tutto per terra e va a finire nelle profondità che tutta l'acqua buttata via. Siamo e sta. Allora? Hanno fatto l'ombrello doppio. Come l'ombrello? Perché sotto ti ripara, ma sopra c'è un uguale a bocca in su. A bocca in su? Per forza. Che raduna e raccoglie raduna l'acqua. Tutto, ma come un acquedotto spendi migliaia di... L'hanno fatto i romani l'acquedotto. Sì, questo lo sapevo. Bravi, che sprecano tutti quei ponti per la strada che va in giro, sono tutti quei ponti che non ci passa nessuno. Ma quello c'hanno il silos a casa loro. Okay. Quando l'acqua gli cade in questo ombrello sopra, ognuno c'ha il suo silos. Scusa, quello lo dice il ragionamento stesso. Ah, dopo viene depositata. La buttano dentro il silos come un scaldabagno. Ho capito, ho capito. E la adoperano loro. Io non ho mai visto queste fotografie dei russi che vanno girando con questo doppio ombrello con la... Con per la lavarsi. La usano per lavarsi. Se devono bere, l'impermeabile. È sicuro questo, no? O è come un lanetto di... Son cose che noi, questa settimana enigmistica, arriva su abbonamento. Sono cose che su questa rimane linguistica, perché io posso parlare finché posso parlare. Certo. Perché qui siamo dei centinaia di milioni di persone in pericolo di vita. E perché? Con queste cose. Ma se si scatena il putiferio da lassù che arriva un'inondazione. Perché qui non si sa mica chi è che controlla tutto. Ma noi lo sappiamo veramente, sei tu. Lo sappiamo anche noi, ma non si può. Certe cose non le possiamo dire a noi. Io questo non ho capito. Capito? Perché? Perché abbiamo le mani legate. Io questo non ho capito. Capito? Vabbè, se vuoi bere. Non ho capito, ti giuro che non l'ho capito. Ma non mi adeguo neanch'io. No, io neanche mi adeguo. Allora ci adeguiamo tutti e due. Ci adeguiamo dopo, perché. Se vuoi bere, prendi l'impermeabile, fai la tua spremuta quando vai a casa. Ah. E lì hai l'acqua che vuoi, 100, 1000, 5000 litri, quello che vuoi. Ho capito, vabbè. Secondo i gusti, vabbè, io non ho capito. Io non ho capito, però ti assicuro che mi adeguo stavolta. Bravo. Grazie. Bravo. Grazie.
Sono cose poi che questo è un divertimento che sviluppi il bambino che è in noi. Lo so. Ma è educativo. E lui non lo dice mai questo. Non ho capito. No, perché voglio dire, noi stiamo parlando, impermeabili e ombrelli, ma diciamo, non tocchiamo la cosa più importante, la pioggia. Innanzitutto cominciamo col dire che quando piove ci si bagna, e questo va detto. Allora, per ovviare a questi inconvenienti, alcuni usano l'impermeabile, altri l'ombrello. Soluzioni sbagliate. Quando piove si sta in casa. Questa, cioè, tu devi restare in casa, perché guarda, secondo me, se tu hai molto da fare, secondo me, ricorda questo, sì, è molto meglio, se devi girare, andare per la città, è molto meglio restare all'asciutto in una giornata di sole che inzupparsi sotto la pioggia. Questo, il discorso finisce. Finisce, beh, sono contento per te. Pazzaglia, tu che cosa hai appurato allora? No, io sulla pioggia vorrei dire una parola. Sì. Di comportarsi con la pioggia, almeno a Roma, in un modo diverso. Perché qui appena fanno due gocce di pioggia, tutti quanti alle finestre incominciano a chiamarsi, le mamme corrono a prendere i bambini, insomma, che piove, uno entra negli uffici, le cose, sapete, sta piovendo. E beh, ma che? Tutti quanti dicono, ma non è possibile. La frase di Prammatica è questa, appena fanno due gocce a Roma, non si circola più. Sì, questa è vero. Ma come dovresti... la devo dire io fissa? Però. Allora dilla, va. Quando a Roma fa due gocce acqua non si circola più. Ecco, anche Simona la voleva non dire. Non è questo. Facciamoglielo dire. Volevo dire questa perché Robby lo dice sempre. Ma Robby, che è un uomo prudente, signor Arbore, c'ha sempre l'impermeabilino per tutti gli usi chiuso nella tasca. Ah, vede che ce l'ha. Quelli piccoli dello stadio che costano poco anche. Vabbè, e dopo che faremo... dice l'ombrello si perde, dice Robby. Allora...